Forse qualcuno di voi ricorderà Il mondo perduto, The Lost World, questo romanzo del 1912 di Arthur Conan Doyle, dove veniva scoperto una regione della terra inesplorata dove vivevano e sopravvivevano animali preistorici e altre creature scampate all'estinzione. Ebbene, sembra che questo romanzo abbia trovato la realtà nella scoperta delle grotte di Erwang Dong, le più grandi grotte esistenti sul nostro pianeta. Stalattiti e stalagmiti alte come palazzi, spazi così immensi da poter contenere le nuvole. È stata questa la scoperta di 15 speleologi inglesi e americani che hanno scoperto in Cina questa straordinaria meraviglia della natura. La grotta è talmente immensa da aver sviluppato un proprio microclima con un proprio meteo. All'interno ci sono nuvole, pioggia e banchi di nebbia. Non mancano laghi di acqua dolce e vere e proprie piscine cristalline. Ci è voluto circa un mese di spedizione per portare alla luce questo mondo straordinario. Ma quello che ha letteralmente lasciato senza fiato gli scienziati è stato però proprio il sistema meteorologico delle grotte. Si sono trovati di fronte nuvole enormi che si bloccano nella metà superiore delle caverne perché non riescono ad uscire dal piccolo passaggio presente sul tetto, a circa 250 metri di altezza. Questo fenomeno si crea perché l'umidità presente nelle grotte sale e si condensa per via dell'aria più fredda presente in questi spazi immensi e chiusi. Questa straordinaria rete di caverne e gallerie misura circa 51.000 metri quadrati. Comprendono anche fiumi, come vi dicevo, laghi sotterranei e una ricca vegetazione sul pavimento di alcune di queste caverne. La maggior parte delle grotte è accessibile dall'ingresso principale, altre richiedono però una nuotata, altre ancora infine sono accessibili solo attraverso un difficile percorso in arrampicata lungo le pareti più in profondità delle caverne. Dopo questa scoperta straordinaria che ci fa sognare, come sempre la natura ci dà spunti in questo senso, io mi chiedo chissà quante altre creature che ancora non conosciamo, che ancora non sono state scoperte, vivranno in questi posti straordinari. Ci saranno nuove specie da scoprire, da studiare, soprattutto insetti, penso, ma anche piccoli vertebrati. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.